Ciao ragazzi e benvenuti. Dunque, il video di oggi lo faccio poiché molti di voi mi hanno chiesto questa cosa, specialmente durante i one take che ho pubblicato qui su YouTube, ovvero come registrare la nostra chitarra attraverso AmpliTube, quindi con il recorder integrato nel programma, e come aggiungere gli effetti in determinate parti della nostra traccia. Ad esempio, aggiungere il delay solo durante l'assolo di chitarra, mantenendo invece il resto della traccia senza quell'effetto. Ebbene, oggi vi farò vedere come faccio io. Quindi, buona visione. Ok, vediamo innanzitutto la strumentazione che utilizzerò per questo tutorial di oggi. Ovviamente, in primis abbiamo la chitarra, in questo caso la Ferrari Red Special, che è collegata direttamente all'input dell'interfaccia audio, vediamo la AUX della IK Multimedia, che è collegata USB ovviamente al mio MacBook Pro, dove vedete che c'è AmpliTube in questo momento. Passiamo subito nella modalità recorder e io lo ascolto, ovviamente ce l'avrò in cuffia e come sapete utilizzo le AKG, le K240. Ok, ovviamente selezioniamo da subito il preset che vogliamo utilizzare per questa registrazione, o quantomeno per la maggior parte della traccia. Facciamo finta che sia un one take, quindi in un'unica registrazione farò la ritmica, l'assolo e poi nuovamente la ritmica. Quindi vediamo selezionata la traccia numero 1, dove è attivo AmpliTube, e vediamo qui in alto il preset che abbiamo attivo in questo momento, quindi il mio Marco G. Di Marco, e possiamo partire con la registrazione. Ok, posiamo la chitarra e andiamo a lavorare sulla nostra traccia. Quindi ecco, qui a video vediamo la nostra bella traccia che abbiamo registrato poco fa e se la mandiamo in play ovviamente sentiamo lo stesso suono che abbiamo sentito in cuffia durante la registrazione. Quindi la nostra chitarra con il nostro amplificatore, il nostro effetto, ma la stessa cosa che abbiamo sentito prima, quindi il nostro preset, in questo caso Marco G. Di Marco. Facciamo finta di voler andare a aggiungere l'effetto delay durante l'assolo. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sostanzialmente andare ad estrapolare la parte di traccia che vogliamo con l'effetto, con un nuovo effetto rispetto al preset che abbiamo utilizzato. L'assolo, che in questo caso è su per giù, da questo punto inizia e finisce all'incirca qui. Quindi adesso farò ovviamente una selezione molto poco precisa, diciamo. Quindi facciamo finta che questo è l'inizio dell'assolo, dovrebbe essere l'inizio dell'assolo. Facciamo tasto destro split e tasto destro qui, che è la fine dell'assolo, e nuovamente split. Quindi, come potete vedere, abbiamo una vera e propria porzione di traccia selezionata che possiamo spostare a nostro piacimento. La andiamo a trascinare nella seconda traccia disponibile, quindi la numero 2. Mi avvalgo del comando command del Mac in modo tale che la traccia, una volta poi trascinata nella seconda traccia, non vada a destra e a sinistra. Infatti, vedete, è bloccata, così non abbiamo problemi di disallineamento in termini di tempo. Ora cosa andiamo a fare? Selezioniamo la traccia numero 2, questa dove abbiamo copiato l'assolo, e come vedete di default parte con AmpliTube spento e il preset appunto default. Noi dobbiamo inizialmente attivare AmpliTube. Dopodiché andiamo a selezionare il preset che vogliamo, in questo caso lasciamo lo stesso che abbiamo utilizzato per la traccia precedente, quindi andiamo a selezionare Marco G. Di Marco, e dopo andiamo ad attivare l'effetto che vogliamo direttamente dal preset, quindi riclicchiamo qui sotto, andiamo nella parte degli effetti a rack e accendiamo il delay.
Se torniamo quindi sulla traccia, avremo entrambe le tracce col preset Marco G di Marco, ma la seconda col delay acceso. Quindi se sentiamo la traccia nuovamente, e come avete sentito, dopo l'assolo ovviamente il delay è terminato. Questo procedimento lo possiamo utilizzare appunto per una traccia di un one take, per fare diverse tracce. Sostanzialmente dobbiamo lavorare con le varie tracce del recorder ed accendere e spegnere AmpliTube o gli effetti in base alle nostre esigenze. Ok ragazzi, spero che questo piccolo tutorial sia stato d'aiuto. Ovviamente se avete ulteriori domande lasciate un commento qui su YouTube oppure contattatemi anche su Facebook o su Instagram. Ricordatevi di iscrivervi al canale per ricevere gli aggiornamenti. Io vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video.